Ciao a tutti amici follower, bentornati sul canale. Oggi nuovo video in compagnia di un mio amico, nonché barman, che non deve uscire adesso. E per questa occasione mi improvviserò barman a domicilio, siamo a casa sua e ha messo a disposizione tutto un parterre di tante cose da barman che io non so usare perché... soprattutto sono astemio. Dietro le telecamere c'è mia sorella. E vabbè, facciamo entrare l'ospite della puntata. Va bene? Prego, ospite. Dennis Capozio. Signori, buongiorno, quasi. Buongiorno. Ciao a tutti, ciao a ragazzi, tutti. Anzi amici follower. Bravissimo. Oh, vedi, lui guarda i miei video, quindi è ovvio, istruito. Sono un suo fan. Beh, è un fan, ma soprattutto è un grandissimo barman. Vi dico al volo due cose su Dennis. Lui ha 16 anni, a 16 anni e mezzo si è laureato con 110 lode e bacio accademico alla Normale di Pisa, vero? Ovvio. Perché comunque nasce come ragazzo prodigio, poi ha vinto 6 volte e cambiato il mondo di Flair. Sì. Poi 6 volte capocannoniere in Serie C e in Serie D. Sì, anche in Serie B una volta. Ah, anche in Serie B hai giocato? Sì. Pazzesco. Poi hai fatto 3 mondiali di nuoto e un'Olimpiade? Un'Olimpiade, sì. L'ultima l'ho fatta, quella di Atene. Ah? Sì. Quindi capite bene che tu lo fai per hobby il barman. Ovvio, sì. Ci divertiamo. Fai tutto il resto, fai altro, no? Però oggi Dennis mi insegnerà a fare 2 cocktail. Quali? Allora, cosa ti insegno a fare oggi? Dillo tu. Come? Allora, il Mai Tai. Bravo. E il Margarita. Bravissimo. Ok. Il Margarita, perfetto. Da chi si parte? Ma decidi tu. Partiamo dal Margarita, dai. Vai. Allora, quale bicchiere utilizziamo per il Margarita? Vabbè, questo lo so, questo qua perché lo vedo sempre nei film. Bravissimo, primo passaggio da fare. Però vieni più in qua perché se non ti vedi. Primo passaggio da fare. Togliere il bicchiere. Raffreddare il bicchiere. Raffreddare il bicchiere. Quindi? Quindi? Ghiaccio. Ma intero o rotto? Intero. Intero. Nel bicchiere. Quando ce ne va? Beh, prendiamo il bicchiere, lavoriamo un po' più comodi, no? Va bene. Un altro po'? Un altro po'. Non, purtroppo non c'è. Va bene, vai tranquillo, siamo alle prime armi. Ok. Ok, il bicchiere lo puoi poggiare qua intanto che si raffredda. Anzi, io gli darei una girata con quale. Vabbè, con questo. Che si chiama? Bar spoon. Bravissimo. Questo l'ho imparato dai video, è vero. Quindi così. Poi una volta è. Brava. Si rimette qua. Esatto. Perfetto. Allora, il margarita è un cocktail che come si fa? Sei tu l'esperto. Shakerato, direi. Shakerato. Quindi che cosa utilizziamo? Lo shaker. Quale? Quale? Secondo te? Questo. Bravo. Prima cosa da fare. Quello che si usa per i martini. No, per i martini si usa il mixing glass. Vabbè, ma. Va bene. Il tuo martini lo vorrò assaggiare. Ok. Prima cosa da fare. Ghiaccio. Raffreddare lo shaker, vai. No, mamma mia, ma io posso fare la lista. Ho il barman. Proprio. Ancora, ancora, vai. Ancora ghiaccio. Perfetto. Cioè, raffreddare lo shaker, praticamente un quintale e mezzo di ghiaccio ci va. Chiudi e bella shakerata energica, eh. Bravo, sì, bravo. Un po' più di movimento, vai. Poi la magari. Non toccando la parata, eh. Bello freddo, l'orecchio. Bello freddo. È vero, eh? Guarda, ah, guarda. Che l'orecchio. Fatto malissimo. Sono cose che capitano. Insegnante sei. Vai, svuotiamo lo shaker ben freddo. No. Scusa. Bravissimo. Adesso ingredienti, vai. La tequila. Bravo. Veramente? Adesso è importante saper scegliere la bottiglia della tequila. Non ci sta scritto tequila. No, questo no. Pampero.
Che c'è scritto al pampero? Blanco. Ron. Ron, il cantante. Questo lo produce il cantante. Quindi non è questa. Che ci va? Andiamo per esclusione, dai. Room scuro, non può essere. Room scuro, non può essere. Io da grande amante di... Questo non è questo, dai, abbiamo deciso. Vai. È andata? Sì, Silver Tequila, vedi, Silver Tequila. Tanto semplice. 100% agave. Eh? 100% agave. Che la tequila viene fatta con? Con l'aloe vera. Bravo! Vai. 3,5 cl. 37,5 ml. Quindi un po' di meno. Sotto. No, sempre là, però un po' di meno. Si va preso così, no? Bravissimo. Mamma mia. Un po' di meno del bordo? Sì. Un altro po'. Non è che profumo fa. Un altro pochino ancora? No. Sì. No. Un altro pochino ancora. Vabbè, mettiamolo adesso, dai. Ok, mi sono fatta la doccia in tutto ciò. Vabbè, profumerai di aloe vera. Di aloe. Che aloe. Vabbè, secondo ingrediente. Aspetta, mi puli la mano prima. Ovviamente. Nel professionismo vanno le cose. Il barman si pulisce con il tovagliolino. Ed è giusto. Secondo ingrediente, vai. Contro o triple sec, ovvero però è un liquore a base benzina. Benzina. Non male, direi. Ma triple sec, eccolo. O contro, che è un liquore base contro arancia. Bravissimo. 2 cl, vai. Quindi vado all'altro lato del misurino. Qual è il misurino a 2 cl? C'è anche, puoi andare tranquillo. Madonna, è un bordello, Vai. Tutto. Sì, pieno sono 2 cl. No, non ti mette la succede. Cosa possiamo ai nostri amici follower? Cioè, non lo so. Perché non lo voglio fare adesso. Non fa nulla. Si spreca. Ancora, pieno. Ma poi l'assaggia Lucia. Pieno. È pieno. Vai. Grande. È pieno. Suoniamo come il campanaccio delle mucche, va benissimo. Lo devi scolare. Sì. Giusto, poi? Poi... terzo ed ultimo ingrediente. Succo di lime. Allora, bello. Lime, no? Lime. Ti ho preparato il tagliere, adesso. Che ci dobbiamo mettere? Che... l'uva dietro le quinte. Ma un lime intero va? 1,5 cl. Ovvero, quale misurino è? Bravissimo. Questo. Lo spremiamo direttamente nel jigger. Cosa? Come? Il jigger che cos'è? Jig roba d'acciaio. Esatto, questo che cos'è? Qua. Vai. Ma non qua? No, dobbiamo prima misurare. E come lo azzecco qua? Tu? C'ha tanti bui questo. Vai. Piano piano, mi raccomando, c'entra il buco, eh. Vedi quando sei bravo? Bravissimo. Posto. 1,5 cl. Spostiamo il tagliere. Però ci serve la parte del lime, eh? Quindi questo? Sì. Quello che è rimasto. Questo. Senza far cadere i jigger. Che non riuscì. Quindi questo ci serve qua. Sì. Lasciamolo sul tagliere sempre, che è molto più bello da vedere. Sempre mantenere il tagliere pulito. Ma non si vede là. Ah, ok. Vai. Ottimo. Ok. Adesso? Shakeriamo. Giusto? Ma con cosa? Scusa? Col ghiaccio. Il grosso. Sì. Bravo. Va bene, così vedi. Chiudiamo bene. Non serve sbattere. Non si chiude. Non si chiude. Guarda, mi raccomando. Metti una mano qua. Ok. E l'altra qua. Ok. Vai. Vai, dobbiamo diluirlo, vai. Colpo finale, grandissimo. Aspetta adesso, eh. Prima cosa togliamo il ghiaccio. Esatto, scoliamo. Vai,
Perfetto. Nel margarita qual è la... Il sale lungo il bordo. Però lo mettiamo a metà coppetta, così se qualcuno non lo gradisce... Accoppiamo. Però, come facciamo ad attaccare il sale sulla coppetta? Con lime. Bravo, utilizziamo il lime sul bordo di metà coppetta. Basta passarlo leggero. Metà coppetta. Perfetto. Adesso la metà... No. Basta che fai così. Capito? Vai. Se fallisco come batterista è da invidia, è da invidia. Ok. Allora, cosa facciamo adesso? No, è shakerato già. Togliamo il tappo. Vai. Questo tappo. Sì. Il tappino. Sì. Ma non si apre. Si apre. Ok, madonna mia. Attenzione, sì, perché ci vuole il filtrino. Ovvero? Questo. Colino, no. No. Quello è lo strainer, o no? Strainer. Te lo ricordi? Sì, sì. Tutti i corsi di barba ne ho fatto. Mi raccomando, mantieni qua perché tante volte ti si potrebbe aprire. È freddo. Vabbè, siamo in estate. Con le felpe, i cappelli e le maglie di lana. Guarda come lavori bene. Vai, vai. Bravo, muovilo! Ma ti insegna pure online i corsi di posto? Certo, se no non trasmetto nulla, ragazzi. Adesso, per far sì, prendi questo sempre. Mi si è attaccato alla pelle. Vedi, vuol dire che è freddo. Ok. Guarnizione. Il lime. Però non questo. Quell'altro. Ci mettiamo una bella, sempre sul tagliere, sempre senza che lo prendi. Tanto la facciamo vedere. No. Una bella... fetta rotonda, un po' più doppia, bravissima. Però io sto senza tagliare, senza tagliare le mani. Senza tagliare le mani. Ok, adesso faccio una piccola incisione, un po' di meno, bravo. Cioè, ragazzi, ancora non finiamo. No. Qual è la cosa essenziale? Il bigliettino da visita. Il fazzoletto. Con il sottobicchiere. Però direi. Prima fammi asciugare le mani. Ovvio, l'igiene è la prima cosa. Allora, prima ho imparato che si fa così. Riprovo. Sotto bicchiere. No, aspetta, riprovo. Mettiamolo con le mani. Opla, guarda. Ragazzi, e il margarita è servito. Ok. Ma va bevuto dalla parte del sano o da parte del... Ma come vuoi, guarda. Come ma io sono stemmio. Vabbè, ma però questo è proprio poco alcolico. Questo non è buono. Quello è poco alcolico, sale di benzina. Questo è tanto alcolico, sì sì. Però... Mi volevate disticare a me. Non ci riuscirete mai. Lo stiamo perdendo. Io faccio tutto. Dobbiamo rompere il ghiaccio. Oddio. Mi hai detto che mi facevi rompere il ghiaccio. Vabbè, non è che stai rompendo solo il ghiaccio, però sono dettagli. Io direi che se lo manteniamo... Guarda qua, penso. Madonna lo stick, oddio. Quanto basta. Come sarebbe da quel purtroppo. Però, scusa, mo non vorrei di niente. Mai. Però perdonatemi. Cioè però nemmeno. Cioè, ma guardate qua. Nemmeno nei migliori bar di Caracas. Nemmeno nelle migliori grattachecche di Roma.